io questo video non lo volevo fare. È una delle frasi che mi sta più sul costar, perché se lo sto facendo il video vuol dire che comunque l'ho fatto, sono libero di decidere, ergo il fatto di non voler fare un video e poi farlo uscire lo stesso è una contraddizione che tra l'altro crea un paradosso cognitivo. Ciao ragazzi, io sono Red e oggi ci addentriamo all'interno di un argomento un pochino complicato. Complicato perché purtroppo conosco bene la fanbase e il tipo di pubblico che questo tipo di video attrae. Per cui ho un sacco di rispetto e questo va puntualizzato, ovvero i reenactors, quelli che fanno reenactment, i rianimatori, tipo i negromanti. Quindi tutte quelle persone che ovviamente cercano delle repliche ultra fedeli e che quindi sono molto spesso avvelenati, e mi fermo ad avvelenati come aggettivo, verso questo tipo di oggetti, perché vanno a ricercare ovviamente una fedeltà all'interno della replica altissima, e nel momento nel quale uno dice una virgola di traverso oppure mostra apprezzamento verso prodotti che loro ritengono non essere al top della qualità, rischia per l'appunto una shitstorm, per citare gli inglesi, di proporzioni bibliche, tipo le rane che piovono dal cielo. E visto che so che c'è un soggetto particolare, di cui non farò il nome, presente su YouTube Italia, che adora fare del flame, io non posso che dire che le città del Texas sono tante. Mi fermo, mi devo fermare, sennò qua scoppia il cesso. Detto ciò, per partire con il video mi limiterò a descrivervi la replica, a parlarvi degli aspetti utili per il software e lascerò fuori la maggior parte degli elementi da reenactor o da esperto di repliche storiche. Perché non lo sono, punto uno. Punto due, lo lascio fare a chi lo sa fare meglio, anche se potrebbe farlo con un pochino più di simpatia verso le altre persone. Rico, ti ho dato l'imbeccata, il resto ci devi pensare tu. Sto ovviamente scherzando, tutta questa intro è una gigantesca burla, sì, si vuole bene. Tutti quanti, sigla che poi partiamo. Sigla, lo devo dire. No, davvero non lo sapevi, è incredibile. Non sai che siamo il Monopoly Software Shop di Reggio Emilia? E che in descrizione trovi link per il nostro sito di vendita online con un sacco di prodotti a ottimi prezzi e con qualità altissima? Ti conviene cliccarci sopra. Era un po' cringe. Questo qui è un Car 98K, dato sia alla fanteria tedesca che in realtà in un altro modello anche ai tiratori scelti tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. È fatto in legno vero e acciaio barra metallo, a seconda delle parti di cui andremo a parlare. Ve lo farò ovviamente da vedere da vicino, perché una delle repliche per gli amanti appunto di questo tipo di fucili della Seconda Guerra Mondiale, secondo me più interessante che c'è sul mercato, spara veramente molto bene, ma vi dico già che non faremo un test di tiro. Punto 1, perché questo è un fucile che bisognerebbe inquadrare sul muro e lasciare lì. B, perché ovviamente è nuovo e visto che sono abbastanza rari e i modelli sono pochi, non mi sognerà mai di graffiare il cilindro in acciaio, tra l'altro, di cui è fornito questo gioiellino. Però vi farò vedere tutte le cose importanti. Ed è, cosa ancora più importante prima di partire, a molla. Quindi il suo funzionamento quando andiamo a tirare dietro la leva d'armamento è a molla, non è né a gas né ad altre robe. Cosa molto molto interessante e soprattutto intelligente, perché sinceramente i fucili da cecchino a gas o di altri tipi mi fanno cacare e fanno anche cacare. I punti forti di questo gioiellino sono ovviamente i fattori estetici esterni. Come detto, è completamente in legno. La cosa che mi piace veramente tanto è che sia un legno leggermente invecchiato, bruno per l'appunto, non è quei legni molto accesi come di altre repliche, soprattutto che raramente poi sono in legno vero, che si vede proprio che sono o patocche o che non è qualcosa di realistico e vero. Anche il metallo, come potete vedere, è stato brunito ed è stato lavorato veramente molto bene, soprattutto nella parte del cilindro e dell'otturatore, che è veramente ben fatta ed è ovviamente provvisto delle sue tacche di mira. Un'altra cosa che adoro è il fatto che ci siano i loghi non originali, perché come potete vedere all'interno delle zampine di quell'aquila non c'è
un simbolo del sole, però per il resto è estremamente realistico. Tra l'altro, in questo modello in particolare hanno tolto, grazie o signore, una scrittina che negli altri modelli era presente in questo punto, dove diceva che era da 6 mm, bianca tra l'altro, con i soliti loghini che vanno un pochino a distruggere il realismo di una replica così fedele all'originale. Importante dire che, vedendo un po' di recensioni e informandomi bene, sembra che sia veramente una delle repliche più fedeli sul mercato, sia come posizionamento dei loghi sulla replica, per l'appunto, sia come materiali, sia per tutte le piccole cagatine. Non fate eccezione anche per il frontale dell'arma, quindi la parte del muzzle, che non mi ricordo mai come si dice, spegnifiamma, grazie mille. Ovvero è presente anche la stina pulisci-canna, che è per pulire appunto, vabbè, la canna esterna e interna nell'arma originale. Qui ovviamente non serve a nulla perché noi abbiamo una canna esterna e interna, però è fatto veramente molto bene e si intravede solamente la canna in ottone presente all'interno, quindi visto da fuori anche la tacca di mira frontale è veramente molto realistico, che infatti è uno dei motivi per cui è una delle repliche che personalmente mi piace di più, sia come feeling e tutto il resto. Sono presenti anche gli attacchi per montare la sua ottica, il suo puntatore, per l'appunto, che è dedicato, ovviamente. È abbastanza complicato, perché ovviamente è un sistema di puntamento della Seconda Guerra Mondiale, molto complicato da usare, molti dicono lo prende, poi non so cosa farci. Io sinceramente preferisco utilizzarlo, anche per i tipi di ingaggi che abbiamo noi nel soft air, con i mirini in metallo e sparare a altre persone in campo. Non poter fare black humor mi risulta veramente tanto difficile, quindi ecco una clip di black humor fuori contesto. Per chi se lo stesse chiedendo, ovviamente non ha i bossoli. Questo cilindro qua, quando viene completamente aperto, provo a farvelo vedere molto piano, ok, rimane completamente pieno e va ad armare semplicemente la molla, quindi non si apre effettivamente un otturatore facendo uscire il bossolo precedente, e il caricatore sta all'interno nel punto giusto, tra l'altro devo riuscire a... e il caricatore sta qui, come in quello vero, che normalmente si carica da sopra. In questo caso qui si può andare ad aprire, se riuscissi a non avere, ecco fatto. Quindi troviamo uno sportellino che si apre, il caricatore è... ma vaffanculo, sì, dai, oh boy, dai, ti vuoi aprire? Ecco fatto. Queste sono le parti interne e il caricatore è qui. Ci basta andare a premere questo tastino qua. Questo è il caricatore, tiene 23 colpi, stando a quello che dicono loro. Ci posso credere, è veramente super piccolo, e la cosa figa è che una volta che lo andate a inserire all'interno della replica, in questo modo, sta completamente su, quindi questo vano qui rimane abbastanza vuoto, cosa che apprezzo. Se vi state chiedendo perché ho il fiatone, perché questa replica, che ovviamente è tutta in metallo e acciaio, pesa parecchio, pesa all'incirca 2 chiletti dare e togliere. Ovviamente è molto lunga, la si va a impugnare come un fucile di altri tempi, e ovviamente lo volete in legno e metallo, ve lo prendete in questo modo qua, non rompete i coglioni, gli montate una baionetta sopra e andate alla carica come in World at War. Ovviamente qualcuno mi verrà a dire che su questo modello la baionetta non si può montare. Ha un sistema di sicura, tra l'altro, per impedire di andare a sparare a caso, quindi andando a attivare questo pernetto qui, andiamo ad attivare la sicura, e vi faccia piacere sapere che quando andate a... avete visto? Io adesso provo ad armarlo a metà. Quando andate a sparare, questo qui, che è una specie di vecchio indicatore di carica, va a entrare dentro. Quindi è praticamente il percussore che va a colpire la cartuccia. Molto figo personalmente, anche perché dà un tocco di realismo in più, e nel caso dobbiate fare reenactment o il resto, potete effettivamente andare a simulare un pochino meglio il colpo, visto che avete un indicatore di hit. Qui troviamo il buco per appenderlo alla parete, sto ovviamente scherzando. Troviamo l'attacco cinghia nel calcio, ovviamente, dove è bucato, quindi potete passare attraverso, e che poi ritorna anche qui davanti per andare ad attaccare la cinghia a due punti che preferite. Sostanzialmente questo è tutto per quanto riguarda questa replica. Come detto, spara veramente molto bene, ha un ottimo sistema dop-up che potete andare a regolare esternamente senza problemi, e personalmente la fattura di questo oggetto è incredibile. Io adesso lo appoggio, però, perché
mi si stanno spezzando le braccia. Personalmente è una replica molto interessante, non solo ovviamente perché è veramente fatta bene, realistica e tutto il resto, per quanto ripeto ci sarà qualcuno che mi dirà che non è realistica per tutta una serie di motivi, ma soprattutto essendo a molla tende ad avere molti meno problemi di repliche magari con i bossoli, magari con altri elementi che però poi dopo si vanno a sbragare giù molto più facilmente. Le parti interne sono veramente ben fatte, il cilindro come detto è in acciaio, quindi vi assicura una resistenza anche dopo tanti utilizzi più alta e ripeto, se volete una replica della seconda guerra mondiale in vero legno e acciaio, questa è veramente, a mio parere, l'apoteosi di quello che potete ottenere. Per chi se lo stesse chiedendo, anche se c'è scritto nella descrizione e nel titolo, è della SNT, sono noti per fare repliche di questo tipo, fanno anche gli Enfield, fanno lo Springfield, fanno un sacco di robe molto interessanti sempre in legno vero, e questo è stato il primo che abbiamo preso, e per quanto costi ovviamente un pochino di più di altri modelli magari che hanno i bossoli, a mio avviso il legno vero e l'acciaio sono venduto al miglior offerente. Venduto, lo compro, è mio, shut up and take my money. Ovviamente non vi venga in mente che questa è una replica perfetta per iniziare, o meglio, è ovviamente una replica molto buona perché ha un'ottima precisione e soprattutto è molto affidabile essendo a molla, però per ovvi motivi non è esattamente uno dei fucili migliori per iniziare, quindi valutate voi. Se volete iniziare magari a fare i cecchini, invece questa è una cosa che potete prendere in considerazione. Chiaro è che non potrete montare, o perlomeno non avrete una gran scelta come ottiche da montarci sopra, ma ripeto, per il soft-air va più che bene, a mio avviso, utilizzare le tacche di mira metalliche presenti sulla replica. Se siete arrivati fin qui vuol dire che non ho completamente distrutto l'idea che avevate di questa replica e soprattutto non vi ho fatto arrabbiare così tanto da dover rage quittare il video. Un'altra cosa che volevo dire è che questo genere di repliche sono perfette per tutti quelli di voi che vogliono prendere sì una replica da soft air, ma storcono un po' il naso nello spendere determinate centinaia di euro per poi avere qualcosa che è veramente poco realistico. Infatti questo tipo di oggetti sono perfetti per chi vuole sì andare a giocare, ma allo stesso tempo vuole una replica da esporre in casa. Personalmente i fucili della seconda guerra mondiale sono tra quelli più interessanti, anche più utilizzati all'interno del medium cinematografico, storico, old school, e quindi trovo che sia un oggettino veramente tanto interessante. Nel caso ne voleste sapere di più trovate tutto linkato in descrizione, quindi questo fucile e le cose di cui ho parlato in questo video. Vi ricordo che siamo al Monopoly Soft Air Shop di Reggio Emilia e che potete trovare il link ovviamente del nostro negozio che tratta articoli di soft air a ottimo prezzo, quindi non abbiate paura, cliccateci sopra perché potreste trovare articoli da soft air a voi sconosciuti e soprattutto interessanti. Nuovamente io vi ringrazio di essere stati qui con noi, se voleste saperne di più, ripeto, trovate tutti i link in descrizione e nel box commenti potete lasciare un commentino, mettere mi piace, iscrivervi al canale e soprattutto dire la vostra. Non lo fate le ultime due, cioè quelle due in mezzo da un'altra parte e la prima e l'ultima nel box commenti, vabbè, la tengo lo stesso. Vi ricordo infine, proprio in chiusura, che potete venirci a seguire anche su Instagram, sia nel mio canale che quello del negozio, perché pubblichiamo una marea di contenuto che potrebbe interessarvi parecchio. Detto ciò, io vi ringrazio di avermi dedicato la vostra attenzione nuovamente in questo sabato, spero di non aver offeso nessuno, nel caso c'è il box commenti, correggetemi, fatemi sapere cosa ne pensate. Nuovamente grazie mille, qui da Red è tutto e come al solito, stay hungry!